Allora, voglio ringraziare innanzitutto tutti quelli che sono venuti, che hanno risposto all'appello, e abbiamo, insomma, oltre noi di Libero Aperto di Arezzo, abbiamo la Giulia da Siena, i fiorentini, i perugini, il Del Nero da Massa, ci hanno tirato buca un po' qualcun altro, abbiamo un po' di assenti, ci sono un paio di assenti giustificati che mi hanno mandato delle lettere, mi hanno pregato di leggerle, quindi cioè, comincio dagli assenti che hanno mandato un po' di lettere e poi lascio tutto alla nostra Giusy che introduce un po' tutta la faccenda. Ci mandano i saluti quelli di Lucca e soprattutto di Carrara, promesso. E Angela di Carrara ci scrive. Allora, purtroppo la nostra associazione non potrà venire nessuno, bla 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 bla. Ci sentiamo spesso isolati nelle nostre iniziative, sia perché è difficile reclutare militanti, sia perché i nostri leader nazionali sono poco propensi a interessarsi alle realtà territoriali, poco appetibili dal punto di vista politico. Sia per il testamento biologico che per il registro delle unioni civili e l'anagrafe pubblica degli eletti denominati, abbiamo fatto cordata con esponenti di ARCI e fuoriusciti di SEL. La gente è sensibile a questi temi, ma dobbiamo scovarli uno a uno, mentre un incontro in piazza con un leader nazionale sortirebbe tutt'altro effetto. Eravamo presenti anche alle ultime amministrative, andate malissimo tra l'altro, con notevole sforzo economico personale, ma senza la vicinanza di Roma. È sicuramente appagante essere radicali, ma non basta l'ideale e l'impegno, ci vuole il partito vicino. Il grande difetto del partito è di essere romano-centrista, e per questo ai grandi appuntamenti regionali e nazionali usciamo perdenti. Un coordinamento regionale è sicuramente una priorità per un futuro migliore e per dare un senso comune alle iniziative di tutte le associazioni. Non dobbiamo disperdere energie e magari per avere 10 iscritti lavorare 10 anni. Poteva anche venire a questo punto, detto questo. Comunque allora lascio tutto alla nostra Giusy e cominciamo i lavori, grazie. Grazie Angelo. Angelo Rossi è presidente di Libera Aperta. È il suo compleanno, quindi fagli gli auguri. Io sono Giusy Nippi e sono iscritta a Libera Aperta fin dalla fondazione. Libera Aperta è un'associazione di Arezzo che nasce nel 99 alla fine dell'esperienza di Capannella e fin dall'inizio la sua ragione di essere sempre stata quella di proporre ai radicali sul territorio un luogo di dibattito e di iniziativa che appunto ritenevamo necessario alla fine dell'esperienza di Capannella. E anche però è stato negli anni, e continua ad essere, un luogo anche di raccolta non soltanto dei radicali iscritti, che sono poi i radicali esistenti, ma anche di tutti coloro di ispirazione liberale o affini che hanno nello spirito, questo sì, di metodo radicale, che hanno voglia di condividere delle battaglie o condividere delle iniziative e di portare avanti alcune battaglie che ritengono necessarie. Già da anni, ma soprattutto negli ultimi anni, all'interno di Libera Aperta si è cresciuta la necessità di far sì che l'associazione diventasse non soltanto un luogo sia attivo dal punto di vista delle iniziative locali e anche che sia sempre attivato o quasi sempre nel momento in cui il Partito Radicale e la Galassia Radicale, i radicali italiani hanno lanciato di volta in volta iniziative e battaglie nazionali. Libera Aperta ha di solito raccolto questo, di volta in volta le iniziative, però i membri di Libera Aperta hanno ritenuto questo non soddisfacente, nel senso che hanno sempre, alcuni di loro in particolare, hanno voluto essere anche una sorgente propositiva di magari nuove iniziative oppure comunque di metodi e di
e di idee che potessero in qualche modo essere di stimolo agli altri radicali sparsi sul territorio nazionale e anche alla dirigenza della Galassia Radicale. Alcuni di noi sono sempre più o meno stati nel corso degli anni anche membri del Comitato Nazionale, però evidentemente non è così semplice, no? Poi portare anche le istanze dell'associazione a cui si appartiene al Comitato. Il Comitato probabilmente non è un organo che poi riesca, o perlomeno nella mia esperienza non è stato poi così efficace nel proporre iniziative nuove o nel portare la propria, magari, il rapporto critico in modo costruttivo. E comunque, insomma, siamo arrivati negli anni 2012 ad oggi con una evidente sensazione di insoddisfazione rispetto sia all'efficacia interna del movimento sia rispetto alla nostra capacità di incidere sulla politica nazionale e internazionale, probabilmente. Però questo poi ce lo diremo insieme. Quello che sono molto felice del fatto che siamo riusciti comunque in poco tempo, no, a proporre una riunione in cui ci potessimo vedere, perché spesso noi ci vediamo magari nelle iniziative a Roma oppure durante i congressi, ci scambiamo anche poche parole e non riusciamo mai a sviluppare magari una cosa insieme. Penso che questo possa essere un primo passo per comunque trovare ognuno nell'altro un rinnovato impegno, una rinnovata volontà di trovare la forza di incidere maggiormente nella politica del paese. Ok, io vorrei dire due cose rispetto alle regole che ci possiamo dare. Se siete d'accordo, io darei 10 minuti a intervento prendendo le iscrizioni a parlare. Ognuno può poi intervenire quante volte ritenga necessario, basta che alzi la mano e io segno gli iscritti. Do all'inizio 10 minuti perché così almeno facciamo già un giro un po' più rapido, poi i successivi interventi, con buon senso penso che i 10 minuti possano essere sufficienti. Se ritenete che invece ce ne vogliano di più, magari possiamo allungare al secondo intervento. Però già io un primo giro lo farei sui 10 minuti, se siete d'accordo. Non ci sono obiezioni, quindi ok. Io avrei già un iscritto che è Mario Ciabattini ed è stato animatore a lungo delle riflessioni critiche ma anche propositive proprio sulla politica dell'area radicale e della nostra associazione. Quindi do la parola a Mario Ciabattini. Buonasera a tutti, io svolgo un intervento che ha dei contenuti specificamente personali, che non pretende di essere portavoce dell'associazione di cui faccio parte. Quindi uno dei motivi di questa iniziativa scaturisce probabilmente da uno scarso convincimento che l'attuale marginalità del movimento radicale nell'ambito della politica nazionale non sia leggibile esclusivamente con il sistematico chiudersi nei nostri confronti e strumentalmente realizzato da parte della partitocrazia degli spazi di comunicazione verso i cittadini. Premesso che da parte mia non vengono sollecitate autocritiche di sorta correlative colpevolizzazioni, bensì una riflessione che parte dal nostro interno, atta a individuare e a far emergere ciò che è progressivamente ancora di più marginalizzato i radicali. Parto da un'immagine pannelliana. Il partito non è che uno strumento, nel senso di utensile, utile a raggiungere determinati obiettivi e come tale va curata nel tempo la sua manutenzione, perché non perde la sua efficacia. Una definizione essenziale, densa di laicità, perché al di là delle sue profonde convinzioni ognuno può avere fiducia in quello strumento per determinate lotte, senza un coinvolgimento necessariamente totalizzante, intendo fideistico. Questa sua caratteristica, probabilmente consentito nel tempo,
di aggregare un consistente numero di militanti ai quali va il merito soprattutto del successo delle storiche battaglie referendarie. Sta di fatto che per molti anni, sicuramente fino a Tangentopoli, il Partito Radicale era visto non solo come l'unica forza non omologabile ai metodi della partitocrazia, ma soprattutto l'unica forza che efficacemente la combatteva. L'attuale disgusto, come non mai diffuso fra i cittadini nei confronti dei poteri politici, non determina una legittima, apprezzabile attenzione nei confronti dei radicali, quale una meritata rendita di posizione. Forse perché questi, agli occhi dei cittadini, non hanno saputo impedire un'ulteriore degenerazione della politica italiana. Non sono quindi i radicali che possono offrire efficacia alla lotta contro quella degenerazione. E questo probabilmente il riflesso diffuso in prevalenza. E allora torniamo all'immagine citata. Questo strumento è da aggiustare o è superato? E su questo interrogativo mi chiedo ancora, non è giunto il tempo di avviare un serio dibattito che parta dalle realtà locali, dalle associazioni, in realtà molto poche, al di fuori degli appuntamenti congressuali o consigli generali ormai da tempo utili a lasciare il tempo che trovano? Il libro aperto ha più volte osservato come il progressivo depauperamento delle associazioni radicali sia un sintomo di una sfiducia rispetto all'efficacia dell'azione radicale. E pongo di nuovo anche questo interrogativo. Perché un partito che fa del problema della giustizia uno dei cardini della propria azione politica è particolarmente carente di associazioni, soprattutto nelle regioni dove l'illegalità è più pervasiva? Ci incontriamo per capire perché le soluzioni non sono a portata di mano e occorre alimentare quindi dibattiti come questo affinché una ritrovata vitalità si riverberi nei congressi ove le cariche designate non siano condizionate dall'ombra di personalità carismatiche. Occorre uscire chiaramente dalla finzione secondo la quale le cariche di partito vengono assegnate dal congresso più democratico che ci sia, salvo poi comprendere le future mosse politiche dalle domande che la domenica Bordini rivolge a Pannella. E il problema non è Pannella, sia chiaro, il problema siamo noi quando non cerchiamo di fare divenire gli appuntamenti assembleari più significativi un'occasione di vero dibattito, che ci aiuti a rielaborare quella convinzione secondo la quale da noi ci sono solo ottime idee e potenzialità riformatrici, e che fuori tutto è contro di noi e quindi contro la stragrande maggioranza dei cittadini quali, una volta conosciute le nostre ragioni, il contenuto delle nostre lotte, ci voterebbero in massa. Il tempo limitato mi induce a concludere, quindi, e per questo accenno soltanto ad alcuni temi ponendo come premessa un'altra immagine pannelliana. Quando c'è si assimila la lotta ai radicali a quella dei partigiani. Assumere cioè una strategia che consenta di sfruttare il punto debole del nemico, sfruttare le opportunità senza essere opportunisti, populisti, demagoghi. No, rimanere sempre noi stessi, senza cioè rinunciare alla nobilità della nostra politica. Sono convinto che attaccando da un altro versante della montagna avremmo trovato un terreno meno arduo e arruolato nuovi compagni, sempre per rimanere nell'immagine citata. Un impegno incentrato sulla lotta alla corruzione, ai privilegi più insostenibili che dilagano e stanno distruggendo questo paese, probabilmente ci avrebbe dato più forza, utile anche ad affrontare quei temi relativi ai diritti civili. Non a caso in piena Tangentopoli tenevamo 10.000 iscritti e ne ottenemmo 40.000. Moltissimi ci riconoscevano i veri nemici di questo sistema corrotto. Capisco che tale impostazione si presti a una rappresentazione forse miope, perfino meschina della politica nei confronti di un partito che con il dito indica la luna. Sono però convinto che se non allarghiamo gli spazi democratici del nostro paese, se non ridiamo trasparenza alle istituzioni, i diritti delle persone saranno sempre meno difendibili. Tanto per fare un esempio, il programma rifugi, quello legato alla rosa del pugno, nei primi 7 punti, presumibilmente quelli che sono ritenuti prioritari, trattava di
primo, divorzio breve, due, coppia di fatto, tre, droga, quattro, aborto e pillole del giorno dopo, cinque, ricerca e fecondazione assistita, sei, eutanasia e testamento biologico, sette, prostituzione e legalizzazione. Con l'ottavo si comincia a parlare della scuola. Ottimi temi, anche ottima strategia. Personalmente ho trovato interessante di buon auspicio l'intervento di Steve Cleaves all'ultimo Consiglio Generale, nel quale ha ripercorso i tratti essenziali della politica radicale negli ultimi vent'anni, con accenti critici e secondo me anche condivisibili. E a proposito di strategia, ho posto seriamente il dubbio che l'attuale campagna per l'amnistia possa avere successo. Mi auguro che abbia torto. Ma mi preoccupa come una presa di posizione così forte da parte di un esponente storico del partito non abbia avuto un minimo riflesso, se non quello di Pannella, che nella successiva conversazione con Bordin ha liquidato in due parole la faccenda. Bene, abbiamo promosso questa iniziativa affinché altri facciano altrettanto per ridestare interesse, perché il silenzio non accompagni i delusi che poi ci abbandonano. Grazie. Grazie Mario. Io ho dimenticato, prima di dare la parola a Valentina, di dire che tra i due punti di convocazione, diciamo, di questa riunione informale erano sicuramente il tema che penso che abbia esplicitato benissimo Mario adesso, e il secondo era quello comunque già di trovare tra noi che ci stiamo, diciamo, vedendo, magari ponendo delle piccole basi pratiche, un inizio di coordinamento per alcune iniziative che sono in corso adesso, in particolare quella diciamo sulla liquidità delle imprese, che è in corso e che perlomeno io ritengo possa essere efficacemente portata avanti anche da una rete territoriale, però se sincronizzata potrebbe avere anche una maggior visibilità dal punto di vista mediatico, se riuscissimo contemporaneamente a portarla avanti sia in Toscana che in Umbria eventualmente. Comunque questo era a chiusura della mia introduzione, avevo messo questa parte. La parola a Valentina Piattelli, poi se ci sono altri iscritti vi prego di segnalarvi perché per ora non ce ne sono, grazie. Buon pomeriggio, vado abbastanza sul pratico per vedere di ottenere qualcosa da questa riunione di utile, perché in questi ultimi anni, da quando un po' è venuto meno qualsiasi forma di incontro regionale dopo le elezioni, praticamente non c'è più stato niente, ho sentito un po' la mancanza appunto di sentire gli altri compagni in regione, perché quello che ci accomuna, a parte essere radicali, è essere radicali in una regione, quindi un ente, un'istituzione, insomma, con le sue leggi, eccetera, che facendo politica il nostro interesse a volte cambiare. Comunque. E, stando a Firenze abbiamo un po' il privilegio che quando succede qualcosa in regione cercano i radicali, chiedono a noi, guardano le chi sono qua e chiamano noi solo per questione di vicinanza, no? E quindi ci capita di occuparci di cose che in realtà sarebbero di interesse regionale, quindi di tutte le associazioni, così penso al Garante dei Senusi, alla cannabis terapeutica, di cui mi sono occupata in prima persona negli ultimi due anni, e a volte iniziative che non si sa se vanno avanti, cominciano, non sempre si può, dice aspetta questa è una cosa, bisogna sentire tutti gli altri perché poi vogliono una risposta subito, altri invece richiedono più tempo. Ecco, se ci fosse una qualche forma, una struttura regionale sarebbe più facile andare avanti. Queste sono tutte, ho fatto un esempio, iniziative che vengono dalla regione e cercano noi. Ma in realtà bisognerebbe essere anche noi a proporre qualcosa in regione, e a questo proposito è ancora più utile un coordinamento regionale, perché non si può certo noi, solo perché si sta a Firenze, ci sa, si dice ma andiamo in regione, vediamo qualcosa, cioè, è ovvio che bisogna parlare un po' tutti insieme, ma gli argomenti possono essere tanti, a parte quelli che ci vengono da Roma, come questo ultimo citato, penso per esempio potremmo proporre una riforma elettorale della regione. Insomma, sono veramente tanti se ci
pensiamo un po', penso ognuno ne abbia parecchi, e è bene parlarne fra noi prima, ecco, poi si può anche noi essere, diciamo, agenti sul campo solo perché stiamo lì, ma insomma è giusto parlarne fra tutti. Mi taccio e vi lascio la parola. Grazie Valentina, sì, in effetti poi ci sono, cioè, essendo la regione ormai un organo, insomma, da una decina d'anni con specificità molto, molto accese, bisognerebbe anche, appunto, sarebbe molto utile da questo punto di vista riuscire a incidere, no? La legge elettorale toscana è sicuramente quella che i radicali potrebbero assolutamente cercare di cambiare, perché il prototipo della partitocrazia, insomma, questo sicuramente. Esatto. Ok. Ok, allora, Paolo Casalini, direttore anche di Informarezzo, che è un organo, non so se avete visto, di informazione che abbiamo, di cui è editore Libera Aperta, do la parola a Paolo. Nel frattempo mi si è sganciato il microfono. Ah no, ok, ok. L'avrei voluto preparare scritto, ma non ho avuto tempo, ho fatto solo degli appunti. La mia è una riflessione, quella che volevo fare con voi a tutto campo, perché ci sono alcuni pensieri che mi stanno un po', diciamo, prendendo ultimamente. Il primo è questo, che il Partito Radicale, anzi i Radicali Italiani, in questo momento hanno un numero di iscritti pari al numero del circolo Arci di Ponticino, che è uno dei circoli Arci della nostra provincia, non provincia, di un paesino della provincia, il che non può non provocare amarezza, almeno a me. E da questa riflessione sono nate poi una serie di altre considerazioni che vorrei condividere, perché forse sarebbe anche il momento di rivedere la posizione del partito, dei radicali italiani, insomma, della galassia radicale all'interno di questa, della situazione politica italiana di oggi. Prima leggeva, qualcuno ha letto i primi punti di Fiuggi, e così pure anche per questa iniziativa qui, Liquidità alle Imprese. Cioè, mi sembrano tutte iniziative che mancano di sostanzialmente di una, non lo so, mancano di un capo, di una coda. Mi voglio spiegare meglio. Partiamo da questa. Pensare che il problema delle imprese sia solo la liquidità, secondo me è molto riduttivo. Cioè, noi oggi stiamo affrontando una crisi globale, una crisi strutturale, che ci capita addosso perché abbiamo una nazione che non si regge più neanche dal punto di vista del diritto, no della liquidità, del diritto. Mi sono fatto due appunti per così, almeno per inquadrare il problema prima poi di affrontare le prospettive. Noi viviamo in uno Stato che dal 2010 ha dichiarato ufficialmente che considera ingiusto ogni risparmio fiscale che non sia sorretto da ragioni fiscali non marginali. Le ragioni fiscali non marginali le accerterà le agenzie delle entrate, cioè praticamente siamo nelle loro mani. Uno Stato che chiama l'abbonamento alla RAI canone, ma ne pretende il pagamento come fosse un tributo, perché questo è nei fatti. Uno Stato che apporta 650 correttivi l'anno, due al giorno, alle norme fiscali, su un totale di 1869 leggi, con 1086 modifiche introdotte al testo unico delle imposte, quello dell'88, per, diciamo, organizzare un prelievo suddiviso in 270 forme di tassazione diversa. Uno Stato che dal 2010 dà valore esecutivo, e qui siamo non alla Repubblica delle Banane, siamo al Terzo Mondo, uno Stato che dal 2010 dà valore esecutivo ad un avviso di accertamento,
quello che fa l'ispettore dell'Agenzia delle Entrate, obbligando i cittadini a pagare prima di potersi difendere, prima di poter andare in commissione tributaria, prima paghi e poi contesti. Ma non basta, perché questo stesso Stato paga l'aggio alla gente che vi fa il rilevamento fiscale, gli paga la provvigione subito. Immaginiamo che clima si può instaurare, che rapporto ci sarà con l'Agenzia delle Entrate. Uno Stato che con una sentenza della Cassazione del 2009 considera l'uso delle norme che esso stesso ha emanato un abuso di diritto. Cioè, se voi utilizzate le leggi dello Stato, lo Stato può accusarvi di abuso di diritto. Questa è una sentenza della Cassazione. Uno Stato in cui si calcola che il mancato incasso fiscale sia di 120 miliardi e in questo modo si dà ampio potere, in poteri infiniti all'Agenzia delle Entrate per recuperarli. Ma la Corte dei Conti ci dice anche che ci sono 60 miliardi di sprechi che nessuno si preoccupa di recuperare. Per fare questo basterebbe che la Corte dei Conti si chiamasse Agenzia delle Uscite e gli si desse gli stessi poteri che si sono date all'Agenzia delle Entrate. Ora non vado avanti perché ho preparato un elenco che poi diventa lungo e noioso. Il problema è questo: se noi si pensa che le imprese straniere possano venire in Italia con uno Stato e con una legislazione di questo genere, beh, penso che altro che articolo 18, stiamo a prenderci tutti in giro. Io non verrei mai in Italia, fossi un americano, con una legislazione, con uno Stato di diritto che non è neanche più Stato di diritto. Io penso che sarebbe il momento che i radicali italiani cominciassero a affrontare il tema nel suo complesso. Avevo avuto in mente tempo fa un'idea bislacca, era butto là, proprio per darvi il mio pensiero, lo sto dando a ruota libera. Perdonatemi, di solito mi preparo scritto e sono molto più, riesco a legare meglio i pensieri, ma lo butto là a ruota libera. Avevo pensato se era possibile, se fosse stato possibile, andare a recuperare quel che resta del Partito Liberale Italiano. Io non li sento più, non li vedo più, ho visto che c'è un sito internet da qualche parte, ma non credo che ci sia qualcuno che faccia politica attiva, ma non tanto per recuperare il simbolo del Partito Liberale, quanto per dare all'Italia un'idea liberale. Nel 94 Berlusconi vinse promettendo la rivoluzione liberale in Italia, ci ha inculato tutti, diciamocelo chiaramente, perché le peggiori leggi contro lo Stato liberale l'ha fatta Tremonti. Gli altri gli sono andati dietro, per l'amor di Dio. Però, allora, dico, perché non, come radicali non andiamo a ricercare le nostre radici? Bene o male il Partito Radicale nasce dal Partito Liberale. Iniziare a fare un programma che sia un pochino più lungo del testamento biologico, del garante dei detenuti, della fecondazione assistita, un programma lungo, a 20 anni, un programma per riportare la democrazia in Italia, perché questo non è uno Stato democratico, questo non è neanche uno Stato, cioè queste leggi nemmeno il fascismo ce l'aveva, neanche il nazismo ce l'aveva, perché nello Stato, nel diritto civile nazista, queste cose non erano ammesse. Un cittadino della Germania nazista poteva far valere i suoi diritti in un tribunale civile, in Italia no. Allora, cosa stiamo discutendo? Se non si prende di petto il problema e non si affronta la radice, se non si comincia a ristrutturare lo Stato democratico italiano, a dargli almeno la certezza del diritto, io penso che nessuna impresa straniera avrà mai il coraggio di venire in Italia, sapendo di dover affrontare un diritto che non c'è. Ecco, era solo questo, l'ho buttato là così come pensiero, poi magari in qualche altro intervento lo farò dopo. Grazie. Ok, ci sono altri iscritti a parlare? Ah, Andrea Maori, Perugia, vero? Esatto. Aiuto. Ma innanzitutto grazie dell'idea di questa assemblea, perché secondo me c'è proprio bisogno di riflessione al di fuori, diciamo, delle formalità, delle iniziative che possono essere fatte a Roma, con altre sedi, come per esempio il congresso di Chianciano. Quindi veramente
importante che ci sia questo inizio di momento, diciamo, come dicevo al telefono a Marcello, di l'associazionismo dell'Appennino, no? Che si ritrova. Infatti in questo senso potrebbe anche pensare a coinvolgere i marchigiani, no? In qualche misura trovare delle sedi tra Arezzo, Perugia, insomma. Questo mi pare una periodicità importante e vi ringrazio soprattutto di questo. Le cose sono moltissime, io ho una serie di questioni dentro la testa da dire, però non ho punti, vorrei dire tante cose, spero di, almeno nella brutalità, di accennare a qualche aspetto. Dunque, io sono segretario dell'Associazione Rarità di Perugia e ve ne parlo un secondo, sia per presentarmi, sia poi anche per dare una fotografia di come potrebbe essere un'associazione, è un'associazione di provincia. Allora, io sono stato rieletto segretario quasi per disperazione, nel senso che, no, questo va detto, nel senso che ho 52 anni ormai, ho iniziato a fare attività con i radicali a 19, nella nostra associazione ci sono stati vari momenti ovviamente anche intensi, però non c'è stato mai un vero e proprio ricambio. Ci siamo trovati ultimamente in una situazione in cui, per vari motivi che vi lascio, comunque a un certo punto si è deciso appunto di dare questa continuità attraverso la mia persona. E questo è già un segno, se volete, anche negativo, non perché io mi disprezzo ovviamente, ma perché comunque nella nostra regione, nella nostra realtà, questo ricambio, questa, diciamo, è molto molto difficile. Abbiamo iniziato a fare una serie di tavoli e questo devo dire che è stata un'idea che, grazie soprattutto a Liliana Chiaramello, no? Ha detto ma proviamo a fare, poi lei sta molto a Roma, però devo dire che ultimamente riuscire con i tavoli è una cosa che aiuta molto e le facciamo su tre iniziative su cui siamo molto impegnati. E fanno parte di quel bagaglio, diciamo, del DNA radicale che è quello dei diritti umani e dei diritti civili. Ci stiamo muovendo molto sul discorso della nomina del garante dei detenuti, noi abbiamo una legge in Umbria che dal 2006 non è mai stata applicata, c'è stata un'interlocuzione col forum dei detenuti, con l'associazione Libera e altre associazioni, abbiamo creato un convegno che ha avuto un gran bel successo, sono venute una settantina di persone, cioè una cosa, la RAI eccetera, e su questo stiamo raccogliendo le firme. Poi in sede comunale stiamo raccogliendo le firme per il rafforzamento dell'unità di strada su tossicodipendenza e prostituzione, perché uno dei problemi è che questa unità di strada di riduzione del danno, quindi un progetto minimo, e se volete che non ha niente a che fare con l'antiproibizionismo, ma indubbiamente siamo ormai a questo livello, dobbiamo difendere le riduzioni del danno, e su questo stiamo raccogliendo con fatica 200 firme autenticate. Abbiamo un nostro compagno che ringrazio molto, che è stato, si era allontanato, poi parlandoci di una serie di cose, cioè ci dà una mano ai tavoli, quindi questa cosa sta funzionando. Poi abbiamo anche un progetto che vi voglio rilanciare, che su cui stanno lavorando i radicali di Verona, e loro hanno avuto questa idea, l'ho vista quando sono andato a presentare a Tanta Vigilanza, cioè questa cosa. E che è una bella cosa, Salviamo il Paesaggio, è una campagna di censimento di tutto il cemento che c'è nelle città da proporre alle amministrazioni comunali. È una rete di associazioni che va dalla Lega Ambiente, da varie associazioni, che è la prosecuzione logica di quella campagna dell'anagrafe pubblica dei letti, perché non è altro che dire trasparenza, tutto deve essere in rete. E questo mi pare, e su questo devo dire la gente firma con estrema facilità. E ve lo dico perché credo che anche come associazioni questi poi scambi di informazioni sono anche importanti. A volte, cioè, il fatto di andare in internet eccetera aiuta sicuramente, però il parlarci, vederci sicuramente, ecco. Detto questo, quindi c'è questo aspetto positivo appunto dei tavoli, dell'aspetto negativo che poi in realtà sono sempre quelli, e quindi c'è una difficoltà notevole. Poi presentazione di libri, varie iniziative, insomma una certa presenza sui giornali, difficile.
ultimamente in città c'è un grosso problema legato a, come avrete avuto modo di sentire, anche la criminalità molto forte, per cui ultimamente c'è stato anche un arresto importante di un gruppo di anarchici insurrezionalisti, alcuni dei quali stavano a Perugia, e su quello siamo anche intervenuti con un comunicato. È una vicenda che stiamo seguendo con attenzione, perché non vorremmo che su questa vicenda degli anarchici insurrezionalisti, questo lo dico a tutti perché è una questione nazionale, si possa poi ritrovare mostri che potrebbero sembrare sopiti negli anni 70-80. Esatto, questo ve lo dico, mi fermo qui perché su questa vicenda ho. Quello che invece secondo me non va assolutamente è tutta la questione della galassia. Cioè, a livello teorico io credo che ci siano addirittura dei problemi, sia a livello teorico che a livello pratico. Io sono abbastanza amareggiato, ve lo dico perché lo sento, anche se potrebbe non essere il centro di una cosa, però è la dimostrazione di quello, di questa difficoltà. Per esempio, quando qualche giorno fa c'è stata questa manifestazione animalista a Roma, e vedere una nostra deputata importante, presidente dell'associazione Coscioni, che ha in un comunicato di 3 righe ha annullato completamente la storia dell'animalismo e del protezionismo animale, così, in un modo brutale. Allora io credo che tutte le discussioni ci possono essere riguardo alla vivisezione, riguardo ai diritti animali, però sicuramente un tranchant di questo tipo mi ha molto molto colpito. Non parliamo poi di Francesco Puglia, che è proprio su questo molto impegnato. Però perché dico questa cosa? Perché a volte ho la sensazione che su, diciamo, i fondamentali, come direbbero i gruppi cattolici o religiosi, però forse abbiamo anche delle difficoltà notevoli, come per esempio tutta l'azione del Partito Radicale Transnazionale, che nasce col congresso di Bologna nel 1988 e si sviluppa. Io credo che forse anche lì, a livello teorico, una riflessione su come quel tipo di modello di partito transnazionale possa essere, che fa riferimento alla non violenza, possa essere poi riproposto in quei termini. E all'interno di quella galassia c'è comunque un'associazione che è a favore della vivisezione. Io lo pongo come interrogativo, adesso non voglio entrare nel merito, però sicuramente, al di là dei problemi di cui parlava Mario, secondo me esiste anche a volte un problema di carattere proprio più generale, come anche sull'esercito europeo se ne può discutere, nel senso che noi siamo un partito non violento, però su questo magari c'è una scarsa riflessione. Ecco, una serie di questioni che da questo punto di vista dimostrano, come esempi pratici, dimostrano una difficoltà che io almeno sento. Poi, per venire alle cose, diciamo, nazionali, credo che noi dobbiamo fare i conti moltissimo con il rapporto con il Partito Democratico. Lo so, dice. Allora, magari poi ci ritorno sopra. Io credo che 4 anni di gruppi parlamentari, di delegazione radicale nel gruppo PD, forse sarebbe ora di fare un resoconto di questa attività, di che cosa ha voluto dire, quanto noi abbiamo spostato il PD e quanto il PD ha spostato noi, perché anche questo è un dato di fatto. Noi siamo anche figli, cioè i parlamentari che abbiamo sono anche figli di una legge dei nominati, e questo è un problema che abbiamo noi, sia noi che al PD. E a volte ho tanto la sensazione che il riflesso che noi abbiamo rispetto al PD è come quando i radicali avevano rispetto al PC. Eppure c'è un partito monolitico, dove c'è una specie di centralismo democratico, eccetera. Io credo che invece il PD sia un'articolazione molto contraddittoria, però rispetto alle quali noi non siamo riusciti, non so fino a che punto siamo riusciti poi a questo rapporto, a farlo maturare e a farlo avanzare rispetto alle nostre tematiche. Prima si parlava, come diceva, della battuta, poi chiudo, magari ci ritorno, circolarci di Ponticino lo stesso numero di iscritti. Detta così è una cosa che colpisce,
si potrebbero fare mille esempi tra bocciofile, cose, eccetera. Va anche detto che comunque il valore aggiunto della tessera di ricarica di 200 euro comunque magari va tenuto conto, e il fatto che noi siamo così pochi iscritti è perché ormai non siamo, ormai, scusate, ormai lo levo, non siamo in grado, a mio modo di vedere, di possiamo fare tutte le iniziative più belle del mondo, ma non abbiamo più la capacità, questo sì lo dico quasi con un assoluto, di spostare niente, se non forse piccoli frammenti di società che vuoi per il sistema informativo che ci massacra, vuoi perché non riusciamo a creare uno strumento, avere quel tipo di associazionismo, il collegamento con associazioni, con movimenti e partiti tali che la nostra azione sia veramente incisiva. E allora mi domando, e qui chiudo, poi però ci vorrei ritornare, che lo strumento che abbiamo è probabilmente inadeguato. Cioè, un partito liquido, come dovrebbe essere quello radicale, dovrebbe ritrovare altre forme di organizzazione, ma veramente una rifondazione radicale da questo punto di vista dovrebbe essere fatta. C'è il modello, io credo, che è stato sottovalutato e buttato via velocemente, e dei club pannella. Per certi versi è da riprendere quel movimento, ma nel contempo noi passiamo anche da un'esperienza importantissima, che è quella della rosa nel pugno, che anche quella è stata fatta fuori velocemente. Vuoi per responsabilità dei socialisti, moltissimo, credo anche per responsabilità nostra, a un certo punto mi sono un po' perso in quella fase, però sicuramente abbiamo due modelli su cui è bene ragionare un attimo, perché francamente così come siamo non siamo messi, non riusciamo però a colpire come si doveva. Quindi ecco, adesso per il momento il primo intervento, poi magari ci ritorno. Grazie Andrea. Prego, prego. Scusami, Giovanni Cecconi. Firenze, associazione della Lamburi. No, io farò un discorso ancora più confuso di così, perché ho le idee molto confuse in realtà. Sono d'accordo sulla necessità che evidenziava anche Valentina di un coordinamento regionale che mi sembra indispensabile e che dovrebbe, secondo me, essere subito messo in movimento il più velocemente possibile, perché altrimenti se cominciamo a fare riunioni e a organizzarci una volta con lentezza arriviamo direttamente al 2013 subito, e poi ci saranno le elezioni, non serviremo a nulla. Secondo me, come coordinamento regionale dovremmo, cioè io credo che uno dei nostri obiettivi dovrebbe essere contribuire a che i radicali italiani alle elezioni politiche così possano avere un risultato decente, poi bisogna vedere con quali tipi di alleanze sulla base del sistema elettorale, eccetera. Poi c'è un problema, secondo me, generale, che bisogna stare molto attenti a non mettere troppa carne al fuoco, che è il rischio che io vedo come uno dei più grossi che noi corriamo e che abbiamo corso in passato e che continuiamo a correre. Cioè idee tutte belle, importanti, interessanti, ma che alla fine formano una specie di coacervo da cui non si capisce quali siano le priorità. Allora secondo me bisogna iniziare a ragionare in termini di priorità politiche, secondo me soprattutto in chiave nazionale, almeno questo è quello che mi interessa di più. Cioè un coordinamento regionale che sia fondato su una serie di associazioni cittadine che prendano fondamentalmente il posto di quelli che prima erano i club pannella, ma che devono un po' mettersi al servizio anche delle esigenze dei radicali italiani e non solo ragionare e lavorare in termini di politica locale. E questo secondo me sarebbe abbastanza riduttivo. Trovavo interessante le cose che diceva Ciabattini quando ricordava i primi 7 punti del programma
del programma di Fiuggi. E lì bisogna stare attenti, certo, quello è una i primi 7 punti sostanzialmente si potevano far rientrare in un'unica categoria, no, quella della ricerca scientifica, come? E diritti, sì. L'ottavo punto, la scuola, è una cosa che mi sta estremamente a cuore, cioè secondo me, perché dobbiamo ragionare anche in prospettiva lunga di 10-15 anni, perché bisogna iniziare ora a lavorare sui ragazzi dell'università, cioè che non sanno chi siamo, letteralmente non hanno la più pallida idea di chi siamo. Quando si riuniscono e fanno le assemblee, o hanno il retaggio dei genitori vecchi del vecchio PC che ci odiavano da sempre, quindi appena sento la parola radicale così l'hanno sentita in casa e rimangono, e poi vengono isolati, magari, non so, faccio un esempio personale, le mie figlie che sentono sempre parlare di radicali, però poi quando vanno a scuola e sono, non si sbilanciano più di tanto, perché questo succedeva anche prima e ora ancora di più. Poi ci sono quelli che la pensano come noi, ma che credono che le loro ragioni le portino avanti altri partiti, no? In ambito ambientalista o dei diritti, eccetera. E pensano che queste idee siano di altri partiti, non sanno magari di Grillo anche, di movimenti. Quindi, non so, una strategia, fra virgolette, scolastica, una strategia per informare, per lavorare sul piano dell'informazione in una maniera capillare sui giovani, secondo me è qualcosa di fondamentale. Io non ho sentito quello che ha detto Strecklivers, che penso poi è stato, non ho sentito neanche la conversazione della domenica, ma Strecklivers è chiaramente ormai rispetto a 10, 15, 20 anni fa molto emarginato all'interno dei radicali, quindi non so, ci saranno stati dei problemi interni, immagino, ma insomma spero che non dipenda dal fatto che lui si è sempre battuto per le questioni che stanno molto a cuore anche a me. Non sono d'accordo su quello che diceva Ciabattini a proposito della sua analisi di Tangentopoli del 92, eccetera. Già nel 92-94 nessuno pensava che i radicali fossero, pochissimi pensavano che i radicali fossero l'antipartitocrazia. Fondamentalmente ci hanno sempre comunque considerati qualcosa di stellare, e poi Pannella lì ha complicato tutto, perché ha fatto l'errore grave di fare la convocazione di quelli delle 7 di mattina, che è una cosa provocatoria, ma che magari anche sensata in un certo senso, ma che se non si fa capire, se è totalmente impopolare, se qui non c'entra essere come antipopolari per essere, no, antidemagogici, antidemagogici per essere popolari. Impopolari per non essere antipopolari. Oh, bravo, impopolari per non essere antipopolari. È giustissimo, però non bisogna esagerare. Quella fu un errore gravissimo. Pannella, se è vero quello che ripete sempre, cioè che Craxi gli aveva lasciato, gli aveva detto ora è il tuo turno, se Craxi ti dice del tuo turno, che fai? Ti metti a convocare tutti i craxiani, tutti gli inquisiti? Quello fa un errore gravissimo. Infatti lì si è perso, come si è gestito malissimo il dopo 99 elezioni europee. Ecco, questi ragionamenti molto confusi per dire che a me interessa molto un coordinamento nazionale, regionale, ma io personalmente in una chiave di politica di ampio respiro che abbia una portata nazionale, che abbia una ricaduta sulla politica nazionale, ecco. Poi magari anch'io interverrò. Grazie. La parola adesso a Giulia Simi. Come vuoi, come ti capita, l'importante è che acqua.
Allora, ringrazio molto Giussi e ringrazio questa l'idea di questa iniziativa. E anch'io avrei molte cose da dire. Innanzitutto, senza polemica, vorrei rispondere a Andrea Maori, che su questa posizione non ci troviamo d'accordo, intanto non si parla di vivisezione ma di sperimentazione sugli animali. Era molto ambiguo il comunicato. Non so, ora, quello io della Maria Antonietta Raccioli non lei. E poi non si parla di diritti, ma semmai di doveri verso gli animali. Ma comunque, questa la chiudo perché non è questo che ci interessa. Sì, sì, sì. Comunque, e poi d'altra parte è anche interessante che sia diversità, non è che su certe posizioni dobbiamo pensare a tutti. Detto questo, allora, il coordinamento regionale, io vorrei capire che cosa intendete bene per coordinamento regionale, cioè se intendete una cosa burocratica oppure intendete dire una cosa molto, come si dice oggi, liquida, che ci permetta di organizzarsi, di ritrovarsi, di fare iniziative nello stesso giorno, eccetera, eccetera, di mandarsi i comunicati, che all'inizio scrivo un comunicato per Siena, che mi va bene anche a Perugia o Pinco Valle, dove vogliamo, allora questo va bene. Direi, cioè, stiamo attenti di non crearci, visto che siamo due gatti, una struttura burocratica per due gatti, facciamo ridere i ponti, secondo me. E la cosa poi crea, la cosa potrebbe anche creare che ci allontana. Io sono molto d'accordo, cioè, per tante cose quello che ha detto Paolo, però direi a Paolo questo, che in realtà è vero, questa iniziativa di Michele De Lucia, di Alessandro Mazzari, di Marco Petrandi è una piccola cosa, ma al di là di questa piccola cosa c'è dietro il substrato fondamentale che è il diritto e la legalità, che detto male, non sempre riusciamo a declinarlo bene, eccetera, eccetera, è la questione della legalità e del diritto. Sono d'accordo sulla questione del problema dell'economia. Per me è centrale. Centrale legato alla legalità e al diritto. E questo è una cosa, però credo che bisogna vederlo insieme, come se vogliamo a suo tempo il valore della posizione del valore legale del titolo di studio. Basta vedere che cosa è successo nella Lega, figlio di Bossi, per far capire che cos'è il valore legale del titolo di studio in Italia. Perché effettivamente non c'è libertà di ricerca. E quindi io mi piacerebbe con voi soprattutto portare avanti sia, diciamo, questo discorso dell'impresa, sia portare avanti questo della posizione del valore legale di studio, perché bisogna riprendere il governo, l'atteggiamento del governo che ha fatto tutto questo baratale e pure completamente silenziato perché ha paura, perché sa benissimo che ha paura di, cioè non vuole affrontare effettivamente il problema, il nodo della questione. Senza contare che sull'università, perché è una cosa che a cui tengo molto, anche questo discorso dell'AMBUR, della valutazione, eccetera, eccetera, bisognerebbe discutere molto bene, perché parliamoci chiaro, io sono d'accordo che il merito in Italia ci deve essere, va benissimo, però Einstein, capisco che lui è nato tanto tempo fa, con questi criteri l'avrebbero buttato fuori l'università. Quindi bisogna stare attenti, perché qui alla fine stiamo creando con questi metodi burocratici, perché burocratici, stiamo creando a un certo punto che la gente, i ricercatori, pur di pubblicare, stanno tutto pubblico, che sono variazioni sul tema, e poi in realtà di vera ricerca è sempre meno. Quindi bisogna un pochino, sempre tutte le cose, beh, l'Italia ha bisogno un po' che il merito venga messo al centro, però bisogna sempre tutte le cose cercare di essere, come si può dire, saggi, cioè non c'è mai, ti trova sempre la mediazione. Per quanto riguarda anche sempre un tema che a me interessa molto è la sanità, perché non è affatto vero, tante cose quando feci, non è affatto vero che la sanità poi in Toscana funziona a meraviglia. Cioè c'è molto da discutere sulla sanità. Anche questo è una cosa che si dovrebbe prendere in mano. E è vero, cioè secondo me
tante volte noi poi danni il tempo, sono magari prese, prego. Oh, perché cerco, vado un po' a casaccio. Devo. È vero che Roma c'è spesso da parte nostra, cioè di quelli che stanno sul territorio, eccetera, eccetera, l'atteggiamento un po' di sentirsi schiacciati da Roma. Ma questo, parliamoci chiaro, dipende molto da noi. Siamo noi che dobbiamo essere in grado di proporre iniziative, di fare e di lavorare. Cioè, e credo anche che è vero che, cioè, qualcuno dice che bisognerebbe che venisse il rappresentante nazionale, eccetera, eccetera. Qualche volta lo possiamo anche chiedere, ma dobbiamo essere noi capaci di essere dirigenti nazionali, territoriali e europei, cioè come radicali. Io la vedo così, perché secondo me non c'è il militante. Siamo, secondo me dobbiamo pretendere di essere, dobbiamo meritarcelo, essere dirigenti di radicali italiani, tutti quanti. Questa è come la vedo io. Oh. Poi, Bonifiore l'ho detto, poi il PD chiaramente è un problema. Voi sapete che io mi sono presentata a Siena, a me mi mancavano 50 voti per diventare, entrare così come una, tanto poi l'hanno buttato giù, quindi. Il PD è veramente un grosso problema, è veramente un grosso problema. Secondo me bisogna anche riprendere il discorso di Valerio Federico su tutta quella questione, non solo della trasparenza, della legalità, ma anche tutta la questione, cioè, degli enti locali, delle municipalizzate, eccetera, eccetera. Però ecco, io lo vorrei fare coordinamento, nel senso, non che ci scambiamo tra di noi, ci ritroviamo, cerchiamo di mettere insieme e cerchiamo di, se io scrivo, per darvi un'idea, scrivo un comunicato, se ad Arezzo gli va bene, se lo stampa pari pari e ci scrive la loro firma, cioè cercare di coordinarci in questo senso qua. E il PD, infatti, secondo me a Siena, non so, è veramente un problema il Partito Democratico, cioè almeno a Siena non si riesce a instaurare nessun tipo di rapporto. Io non ci sono riuscita in nessun modo. E per quanto riguarda i radicali, sì, la situazione nostra non è facile, però noi paghiamo lo scotto, come si dice, sì, lo scotto di voler essere partito e nel contempo vuole essere un partito diverso, e purtroppo questo in questo momento non ha avuto successo. Questo secondo me dobbiamo tenere conto. Scusate, è la posizione. Grazie Giulia Sime. Sì, Maurizio Buzzegoli. Buzzegoli, scusa, perché io con gli accenti non buonissimo. Il segretario mi ha dato un buonissimo. Allora, sì, segretario dell'Andrea Tamburi, però comunque, visto che per la ristrettezza dei tempi non c'è stato modo di calendarizzare una riunione interna, quindi sono qui presenzio in questa assemblea rappresentando solo me stesso e non gli iscritti all'associazione, così anche la Valentina e Giovanna, insomma, non c'è nessun delegato presente da parte dell'Andrea Tamburi. Per quanto anch'io farò una grande confusione, anche perché insomma c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Giulia, per quanto riguarda questo coordinamento, secondo me bisogna aver preliminarmente determinato un'elaborazione di un progetto politico prima di parlare di coordinamento, che possa essere la sanità piuttosto che un sistema elettorale in senso uninominale, insomma, dobbiamo comunque, prima di parlare di coordinamento, parlare piuttosto di una commissione elaboratrice di questo progetto politico. Poi starà anche a noi cercare di introdurci all'interno di questo, che in Toscana è molto più vicino a un presidium dell'Unione Sovietica piuttosto che a una dirigenza democratica. Starà anche a noi decidere di inserirci all'interno di questa
videocrazia partitocratica alla fine, perché comunque, come ha detto bene Giulia, da Roma sì, potrà arrivare un aiuto per quanto riguarda le idee, però dobbiamo andare avanti solo e unicamente con le nostre gambe. È anche vero che, almeno per quanto mi riguarda personalmente, ho notato negli ultimi tempi, vuoi per affari personali, vuoi anche per un piccolo declino della politica in generale, non mi riferisco solamente a radicali italiani, ho notato una certa apatia, dove abbiamo anche a Firenze un po' di difficoltà per presentare determinate proposte. Ve l'ho detto e ve lo ripeto, può darsi che sia un problema del tutto personale, che non è difeso da altro. Mi sembra anche il momento più giusto e più opportuno per inserirci, per andare a incontrarla questa gente. E questo è un ottimo progetto. Andando a distribuire volantini, Giovanni può testimoniare, siamo andati anche io ed altri, questi artigiani, questi imprenditori, abbiamo fatto un volantinaggio mirato, non nelle piazze, ma l'abbiamo fatto proprio andando a bussare nei negozi piuttosto che nelle fabbriche. La gente sorrideva, era felice che qualcuno finalmente parlasse di dare e non parlasse di un qualcosa che gli avrebbe dato delle potenzialità anche di aumentare la propria produttività piuttosto che prendere, che sembra un mantra che ormai ripetono da mesi. E comunque vi dicevo che in questo panorama politico, dove c'è un vero e proprio declino, qualitativo della membership, inserirci con figure tipo Pannella, tipo Bonino, mi sembra, ecco, un'ottima idea, un'ottima iniziativa. Come mai forse in altri periodi, se non ora quando, diciamo, in questi termini. Magari parlo dopo. Grazie Maurizio. Ok, adesso si è scritto Angelo Rossi. Tocca sedermi, non mi piace per niente parlare seduto. Allora, che fa Berlusconi che passeggia? No, io non ho assoluto, non riesco a stare. Allora, appena diventano segretari li prendono, sono tutti dal potere. Sto scherzando, scherzo. Allora, io sono un ragazzo molto pratico. A me piace che le cose funzionino e soprattutto si combini qualcosa. Questo è il motivo per cui si è organizzata. Era destino, si è organizzata questa faccenda, perché fondamentalmente era troppo tempo che si sentiva dire coordinamento sì, coordinamento no, c'era questa cosa ciclica, veniva fuori e tutto quanto. Dico, allora ci siamo messi e detto, ma facciamo, proviamo a lanciare questo sasso nello stagno, no? E questo è servito a me personalmente per farmi anche una radiografia di quella che è la situazione della nostra regione, che è drammatica, insomma, perché delle 12 associazioni che sono scritte nel sito dei Radicali Italiani, se cliccate sulla regione toscana, figurano queste associazioni. In realtà, quelli che siamo qui, sostanzialmente, sono, è la cruda verità, sono le associazioni che sono attive. Gli altri sono a livello di un numero di telefono, o comunque sia la presenza di un solo iscritto che mantiene un'associazione, che mi chiedo anch'io quanto possa servire un iscritto a un'associazione. E questa è purtroppo la drammatica realtà. Detto questo, io proprio per questo motivo sono un po' dispiaciuto che queste persone, che mi hanno tenuto anche mezz'ora al telefono, perché io ho preso le lamentazioni di tutti quelli che erano molto arrabbiati, come quelli Carrara, come il Mare Umano, il Pisano, che mi ha spiegato un po' come mai anche lì è andato a gamberetti tutto quanto, quello di Prato pure, era molto arrabbiato, erano tutti molto arrabbiati, però non c'è nessuno poi che è venuto qui per parlare di queste cose. Questo è significativo.
È significativo perché secondo me a un certo punto dobbiamo farla finita di lamentarci sempre e cominciare a essere propositivi. E questa dovrebbe essere la parola d'ordine anche oggi. E ho sentito molte, molte cose propositive. Ora, scusa, non mi ricordo come ti chiami. Giovanni ha detto secondo me cose molto, molto interessanti. E anche Buzzevoli pure su questa storia del coordinamento. Il coordinamento è una cosa utilissima, secondo me, fondamentale proprio per i motivi perché siamo pochi, perché siamo sciolti. Cani sciolti, e quindi abbiamo bisogno di un qualcosa che ci aiuti a lavorare meglio tutti quanti. Esistono tantissime campagne che noi possiamo fare collegialmente, mettendosi insieme, unendo le forze. Questo sicuramente può aiutare, anzi, è la cosa che può aiutare di più un gruppo che è rimasto con poche persone. Si uniscono le forze e questa è la cosa importante. Mi piace molto la proposta di Buzzevoli di creare una specie di comitato. Da qui si lanci l'idea di una commissione o un qualcosa di genere che studi un pochino le forme e i modi per poter arrivare a fare questo coordinamento, ma sull'opportunità che debba esserci. Secondo me ci sono pochi dubbi, io credo che ci siano pochi dubbi su questo. Possiamo studiare forme, modi, tutto quello che volete, però l'utilità di uno strumento di questo genere, fuori dai discorsi burocratici, come diceva la simile e tutto quanto, però un coordinamento liquido, bella sta parola, secondo me è utilissimo. Io quindi vi invito tutti quanti, prima di uscire di qui, a cercare di riflettere su questa cosa e a dire se ci va, cioè se ci va, se esiste una volontà di questo genere, di buttare giù già delle basi, non far arrivare, come diceva lui appunto, al 2013. Cominciamo adesso, subito, già da oggi, a dire c'è una volontà, mettiamoci a un tavolo oppure creiamo un forum ad hoc, anche su internet, che è molto comodo, per poter svolgere un'attività dialettica e di dibattito che porti velocemente, perché bisogna essere anche un pochino pratici, a un creare una struttura di questo genere, una struttura liquida, tutto quello che volete, però ripeto il concetto, secondo me, meno siamo, e noi siamo veramente almeno arrivati a questo punto, e più c'è necessità di unire le forze, altrimenti siamo destinati all'estinzione, mi dispiace. Grazie Angelo. Allora, io al momento non ho altri iscritti a parlare. Benissimo. Michele De Lucia, tesoriere di Radicali Italiani. Ah no, scusa. No, prima Andrea. Prima scusa, Andrea Mauri, che stavolta l'ha imparato. Io mi avevo permesso di tediarmi per un secondo intervento, dato che non c'era, diciamo, ci sono iscritti, quindi volevo completare il discorso che dicevo prima. Io credo che diventi assolutamente essenziale. Allora, ci sono alcune cose, per esempio, rispetto ai Radicali Italiani non riesco veramente a capire se non in parte. Sulle ultime vicende delle elezioni amministrative noi abbiamo avuto un atteggiamento, a mio modo di vedere, molto schizofrenico. Cioè, io capisco che in un partito libertario ogni iscritto è responsabile rispetto alla propria coscienza e rispetto anche, diciamo, a quello, al fatto che se si vuole candidare uno risponde agli elettori. Però credo anche che nell'ultima tornata elettorale ci siano state delle schizofrenie che vanno sottolineate. Vuol dire, abbiamo la vicenda di Pistoia, che io francamente non ho capito francamente come possa essere stata partorita in quel modo, e da un lato. A Verona abbiamo avuto dei compagni che si sono candidati in una lista che appoggia il razzista Tosi, nonché antiambientale Tosi, ed è stato anche eletto. Sono contatto per lui, sarà un punto di riferimento importante. Però a Torino abbiamo un ottimo consigliere comunale che è il presidente dei Radicali Italiani, qui eletto nel PD, e abbiamo altre situazioni sparse, Bolzano. Allora, questo lo dico in modo provocatore, come sentite. Scusami,
Bolzano è proprio lì, sta Bonino Pannella. Ah sì, sì, vabbè. Ho portato io Marco dal notaio per fare le cose del Sì, è vero, quindi. Tra l'altro ne avevamo parlato. E lo feci proprio sì. Perché era lì sta Bonino. No, ma adesso perché cercavo dentro la mia testa di fare la cartina geografica, mi sono fermato a metà strada. Allora, voglio dire che questo comunque, dato che parliamo di associazioni, io pongo anche questo come un problema, nel senso, come un problema positivo e anche con aspetti negativi, nel senso che probabilmente il radicale italiano anche in questo non riesce ad avere un'identità, diciamo, di lavoro sul territorio anche rispetto alle situazioni che ci possono essere appunto nel territorio. Mi pare che comunque sia un problema. Poi altra cosa, vorrei capire, mi pare che sia fondamentale saperlo, se a ottobre iniziamo a raccogliere firme sui referendum, perché io credo che quella sia una tappa fondamentale rispetto al nostro essere come radicali italiani oppure no, se e con quale forza politica. I temi, credo, li immagino, li conosciamo, più o meno posso immaginare. Però dato che dal 1 ottobre inizia la possibilità in termini di legge di la raccolta firme per far aspettare il referendum nel 2013, so che nel momento c'è stato un dibattito su questo, credo che noi intorno alla vicenda referendaria ci giochiamo tutto, ma veramente tutto rispetto al fatto se vogliamo essere un partito, un movimento politico oppure un'associazione culturale che fa politica, che è una cosa diversa. Io almeno la vedo così, scusate la franchezza. Altra questione, c'è una scadenza elettorale importante e che non va sottovalutata, e sono le elezioni primarie all'interno del cosiddetto centro-sinistra. Non credo che sia un tema poi così rispetto al quale, considerando che abbiamo noi parlamentari che sono dentro quel gruppo, incistati in quel gruppo parlamentare, non so con quali risultati, sarebbe da fare una riflessione anche su questo, ma sul quale noi possiamo veramente stare zitti. Cioè, mi sembrano questioni su cui insomma, non sento una riflessione adeguata. Lo dico, sono contento di averlo detto prima in modo provocatore di Michele. Cosa ha detto di Michele? No, queste considerazioni che sono di carattere nazionale, le sto dicendo prima dell'intervento di Michele, non per provocarlo, ma magari alzare la palla, non lo so. Altra, ultima cosa che voglio dire è... Però giocare a pallone sono sempre stato una pippa. Dillo a me che mi mettevo... come alzi la palla. Mi mettevano in porta a me che sono 1,69 m, quindi... Al di là di battute... L'ultima cosa, poi non riusciamo nemmeno a valorizzare, e questo è drammatico, le cose positive che riusciamo a fare. A parte l'ambiguità rispetto sulla non violenza, che secondo me è una questione molto aperta, no? Esercito europeo da un lato, partito non violento dall'altro, e io ci aggiungerei anche in questo quadro partito dei militari, cosa ci sta a fare, com'è l'ottima trasmissione che loro fanno di informazione, mi sta bene, ma voi dire, è un partito dei militari, noi siamo partito non violento, confrontiamoci su questo. Allora, dicevo, le ottime cose che noi riusciamo a fare e non riusciamo nemmeno a valorizzarle. C'è un movimento in Italia contro gli F-35, che è un movimento gigantesco. Bene, sapete chi sono gli unici che hanno votato contro l'anno scorso gli F-35? Sono stati radicali. E noi non siamo riusciti, porca puttana, nemmeno a valorizzare questo dato in termini adeguati. È una cosa che per la mia sensibilità politica veramente mi ha fatto male. Scusate, ecco, l'ultimissima cosa, poi veramente chiudo. Sento qui parlare di coordinamento regionale, come uno che ha il permesso di soggiorno per venire da Perugia qui, non so fino a che punto sono coinvolgibile. Se è una cosa che ogni tanto ci si vede per vicinanza geografica, in fondo adesso c'è anche un ottimo treno da Perugia, cosa strana. Allora mi sta bene, rispetto a un coordinamento regionale toscano, per quanti problemi possono essere vicini, forse sono meno interessato. Una città etrusca. Ah, ecco, leghiamoci così. Grazie Andrea. No, io direi che noi abbiamo lanciato, come dire, quel famoso sasso nello stagno, ma secondo me diciamo, il focus principale di questa iniziativa è quella di
far pulsare, no, le singole luci che sono i singoli iscritti ai Radicali Italiani o comunque dalla Galassia Radicale, che più o meno sono organizzati anche individualmente in associazioni. Secondo noi, perlomeno per come la vedo io, anzi, la cosa fondamentale è che le sinapsi sparse comunichino molto di più, molto più efficacemente, e cercando di, in alcuni casi, di indirizzare le energie in punti convergenti, sia in generale relativamente alle iniziative politiche, quelle su cui possiamo concordare. Certo, ci vuole poi, Maurizio, un momento di coordinamento su questo, una commissione, chiamiamolo che fare, insomma, comunque che individui alcuni punti comuni. Però ecco, io non sui massimi sistemi, partirei dal reale, da dove siamo, e cercherei di fare un'elaborazione abbastanza rapida, no? Quindi l'aspetto proprio del rilluminare, cioè vederci per riattivare queste connessioni che tramite internet ci sono, però sono sempre così un po' lasciate a una comunicazione casuale, quasi, no? Io direi che l'indirizzamento... Sì, scusa. Scusa, Lucy, diciamo che la mailing Toscana è inguardabile. Sì, è illeggibile. Sì, vabbè, però a prescindere, perché dopo il contenuto... Sì, io direi che proprio il vedersi, diciamo, in carne ed ossa, dal vivo, live, migliora poi anche la comunicazione, ovviamente, online, ma l'offline da questo punto di vista è fondamentale. Siamo ancora esseri umani con 5 sensi, penso che ne abbiamo bisogno in un modo o nell'altro. E quindi, vabbè, questo è il sasso che viene lanciato nello stagno, è quello di creare più opportunità di incontro laddove possibile, perché sicuramente è più facile indirizzarsi su qualcosa di puntuale, di preciso, di accurato, piuttosto che questa comunicazione che a volte è talmente dispersiva che non ci consente di indirizzare energie nel punto giusto. Poi magari l'obiettivo non sarà raggiunto lo stesso, però tentiamo, no? Questo penso sia importante, sia dal punto di vista della riflessione sul soggetto, Radicali Italiani, Galassia Radicale, eccetera, però se l'unico momento di riflessione è quello del Comitato Nazionale piuttosto che quello del Congresso, io temo che non siamo adeguati, perché ci serve, alle nostre intelligenze serve confrontarci, secondo me, più spesso. Cioè, prima di tutto tra gli iscritti radicali delle varie tessere radicali, ma poi possibilmente quello che tentiamo con le associazioni, di confrontarci il più possibile e in modo efficace con le persone che possiamo avvicinare, non radicali, ma comunque che abbiano obiettivi simili ai nostri. Però se non lo facciamo tra di noi è utopistico pensare che riusciamo a convincere il vicino di casa, perché se non siamo in grado di convincerci di un obiettivo, dell'efficacia degli obiettivi che abbiamo, allora vabbè, ma per questo non siamo convincenti, perché se l'unica attività è, come dice Mario, ascoltare la linea politica, le conversazioni di Pannella Bordin o Vecellio, niente, siamo semplicemente gli spettatori di un declino. No, non per la non importanza di quelle conversazioni, non sto facendo una critica a quelle conversazioni, dico solo che c'è una passività che ci rende incapaci. Scusa, posso fare la domanda? Sì, scusa, Pisa. Tra l'altro, scusa, ho omesso di dire che mi ero iscritta prima di Michele, quindi per questo sono intervenuta. Io sono qua soprattutto per ascoltarvi, quindi se ci sono anche altri che si scrivono nel tempo... No, ma Pisa, una volta era una situazione che... Non lo so, io non ho conoscenza della situazione di Pisa, in realtà. Cioè, so che prima c'era... I contattati hanno detto questo, cioè loro hanno risposto dicendo che non è più attiva perché loro, per svariati impegni personali, sono tutti
a altri livelli non territoriali, e non riescono a tenere in piedi un'associazione che opera sul territorio. Questa è stata la dopo risposta. Lo traduco. Allora tocca a te. Ci sono altri interventi, perché Vitale diceva che vuole volentieri interverrebbe dopo anche altri. Grazie. Carlo Del Nero? Sì, vai.